visto il video prima di questo saprete di cosa stavo parlando. Prova numero indefinita, 6, forse 5, 6. Sono passata al salato perché effettivamente io preferisco il salato. Comunque penso che ci sono troppe ricette dolci su Instagram e penso che invece quelle salate siano anche quelle più interessanti e realizzabili in quanto si mangia più salato che dolce. Quindi sto facendo dei mini panetti, praticamente naan bread, però al rosa, alle barbabietole. Non è un difetto della fotocamera, sono effettivamente rosa e stanno venendo, sono super soddisfatta. Il naan bread per me è super intelligente perché ha farina e yogurt, qui io ci ho aggiunto la barbabietola, e rende veramente come un pane. È possibile fare una piadina, ovviamente fatta in casa, però è molto intelligente perché si riesce ad aggiungere una fonte proteica al pane. Quindi ad esempio per chi è vegano, se fatto con lo yogurt di soia è perfetto da poi utilizzare magari facendolo di verdure e magari qualche sostituto vegetale della crema spalmabile, non lo so. Questa settimana siamo a Prato perché abbiamo fatto l'anio al nubilato e al celibato. Finalmente ve lo posso dire perché l'avevo detto anche nello scorso video, poi ho detto wait, aspetta, non posso pubblicarlo, poi in realtà andate online dopo. E del fratello e della cognata di Jimmy. E quindi siccome il matrimonio è venerdì non aveva senso ritornare a Milano per poi riscendere, quindi passiamo qui questa settimana e posso sfruttare questa cucina che è decisamente migliore della nostra, e quindi adesso ne sto approfittando per portarmi avanti con un bel po' di ricette, perché a giugno, se veramente poi traslochiamo e abbandoniamo la casa, si spera, non avremo una cucina, quindi ci sarà anche un po' difficile lavorare. E vabbè, sono cose che scopriremo vivendo. Ma vogliamo parlare di questo mattarello? È geniale, io lo voglio, è stupendo, sto qua a stendere perfettamente. Secondo me quando accendo la fotocamera per vloggare le cose mi si rovinano, quindi forse è meglio se continuo a farlo off camera, no? Forse viene, non so perché, assurdo. Ansia da prestazione. Giuro che questi due sono venuti perfetti alla prima. Al quinto tentativo ce l'abbiamo fatta, esperimento riuscito. Yes, Queen of Salato. Queste chips, ma che in realtà sono delle tortilla, che si possono utilizzare sia tipo tortilla, quindi da farcire e poi piegare, se si lasciano più morbidi, oppure si possono fare più croccanti e fare tipo chips per dips, quindi per l'aperitivo, perfetto, diciamo così, perfetto. Ormai questo look mi sembra abbastanza normale su questi schermi, vi sto abituando. Sono appena uscita dalla doccia e sono pronta ad andare in palestra, lo so, non ha senso, ma sentivo il bisogno di dovermi fare una doccia e rinfrescarmi. Comunque, nella sezione commenti del mio ultimo video mi è stato chiesto se utilizzo ancora la bullet journal che vi avevo fatto vedere a settembre e se mi trovo bene, come sta andando, eccetera. Ho pensato di fare un piccolo update perché la sto amando profondamente. Ho cambiato modo di utilizzarla nel tempo perché io, vediamo se riesco a farvi vedere. Io avevo iniziato facendo mese per mese la timetable, quindi facevo la vista mensile, poi avevo i miei giorni liberi del mese, ciò che facevo, e poi finito il mese facevo quella dopo, quindi ottobre. Solo che poi già dopo al secondo mese mi sono accorta che era veramente impossibile da gestire perché incominciavo ad avere appuntamenti per 1-2 mesi dopo, e quindi non avendola ancora creata mi risultava difficile andare a prendere l'appuntamento, e quindi ho deciso di fare tutto insieme, quindi tutte le timetable una dopo l'altra, quindi già da novembre, dicembre ho fatto tutte le tabelline, così che ora ho un punto di riferimento e posso andare avanti e indietro nel tempo senza problemi.
Quindi le ho tutte disegnate, ovviamente ho fatto solo la griglia, ho comunque lasciato lo spazio e man mano che vado avanti nel tempo la risistemo. Tipo, ad esempio questa è giugno che già ha iniziato a riempirsi e la sistemerò e si riempirà come maggio. Quindi sicuramente l'anno prossimo farò una prima parte con tutte le viste mensili e poi diciamo che tutte le pagine dopo sono abbastanza libere. Io ho per il mio lavoro una posting timetable, quindi una tabella con solo i numeri del mese dove mi segno i giorni in cui devo postare determinate cose per lavoro. Poi questa è la cosa bella, ognuno se la può gestire come desidera, come ne ha bisogno. Diciamo che poi tutto il resto sono to-do list, sono idee, sono brainstorming di video, di cose che mi servono, planning, qui ho fatto tutto il planning di Martinica, la valigia, perché io ogni volta che faccio la valigia mi scrivo esattamente tutto quello che devo portare e poi faccio le varie spunte per ricordarmi di aver tolto tutto. Quindi sì, assolutamente la utilizzo e la sto amando profondamente. Sono neanche a metà, non penso che la terminerò entro quest'anno, anche perché non mi piace sprecare pagine, quindi vado ogni volta che devo fare qualcosa di nuovo, magari vado a cercare un buco indietro, però è veramente figo, anche perché ogni volta che finisco ad esempio una to-do list, faccio una striscia, scrivo closed e vado alla prossima. Super consigliata, super consigliata. Ora, come vi dicevo, sono quasi pronta per andare in palestra, ho ancora una mezz'oretta di nel lavoro e poi vado qui. Quando sono a Prato vado alla Fit In perché è abbastanza vicino e mi trovo molto bene e vediamo se oggi riesco a filmarvi qualcosina del mio allenamento. Ieri ho fatto gambe e glutei e quindi oggi upper. Diciamo che quando sono a Milano oppure quando sono qui mi è più facile seguire una routine, invece quando sono in viaggio è molto complicato, però l'importante è muoversi e sono molto contenta perché in passato io avevo la mia routine, dovevo star dietro, dovevo fare gambe quel giorno, se non facevo gambe era la fine, se non facevo quell'allenamento quella volta lì, casino. Seguivo molto una routine e una scheda che magari non comprendevo. Ora, con i miei studi, con tutto quello che ho imparato, eccetera, sono in grado di gestirmi e allenarmi con pochissimo, con tantissimo, ma soprattutto se non mi metto quella pressione addosso del tipo quel giorno devi fare quel determinato allenamento e se non riesci a fare quel determinato allenamento è un problema. Ho imparato veramente che l'importante è muoversi. Se un giorno non riesco ad andare in palestra, ad esempio lunedì, sono stata tutto il giorno in casa, alle 6 di pomeriggio ho fatto 100 passi, potevo andare in palestra, però ciò di cui aveva veramente bisogno il mio corpo era muoversi, quindi sono uscita, sono andata a fare una camminata, una passeggiata e sono ritornata rinvigorita. Dopo giorni in cui ve l'ho fatta vedere su Instagram, giorni in cui nel video precedente vi dicevo lo sto studiando, l'ho studiata, ci sono, ho trovato la ricetta base perfetta e adesso ve la condivido perché non resisto e non resistete più e poi prometto che vi farò un altro video dove farò diverse combo di gusti. Qui oggi vi condivido solo la base.
Per chi non sapesse di che cosa sto parlando, ho studiato la ricetta, possiamo dirla così, perfetta a livello di rapporti degli overnight oats a modo mio. So che ce ne sono tantissime opzioni, ma adesso vi racconto come li faccio io, perché per me non devono essere né troppo liquidi da essere tipo latte e cereali, ma nemmeno troppo denso da essere una mazzata la mattina in gola. Premessa, io vi do le mie quantità, ovviamente sono molto soggettive. Solitamente io non condivido le quantità, però in questo caso per spiegare i rapporti tra secchi e liquidi devo farlo. Dovete, non è sentitevi liberi, dovete adattare le quantità in base alle vostre necessità. Per alcuni le mie quantità saranno troppo poche, per altri saranno tante, dipende da tantissimi fattori. La vostra fame la mattina, a che ora mangiate, perché se mangiate molto presto magari avete bisogno di una colazione molto più consistente per arrivare a pranzo, o magari preferite farne una più piccola per poi fare una merenda a metà mattina, oppure dipende anche da quanto avete dormito, da quanto siete stanchi. I fattori sono infiniti e quindi non utilizzate le mie quantità come metro di paragone. Ripeto, io solitamente non condivido le quantità, ma in questo caso mi risulta indispensabile. Quindi in una ciotola, quella dove poi andrete a mangiare, quindi deve essere abbastanza capiente, può essere un bicchiere alto o una scodella, vado a mettere 40 g di fiocchi d'avena, 5 g di semi di chia, 15 g di proteine in polvere. Sono indispensabili? No. Le consiglio? Sì, perché in questa colazione non c'è tanta fonte proteica e quindi per renderla più equilibrata io aggiungo le proteine in polvere, però potete anche decidere di non utilizzarle. Io utilizzo queste qua di MyProtein, che sono il Vegan Protein Blend, e mi trovo benissimo perché anche il gusto neutro, quindi senza aromi aggiunti né nulla, ha comunque un gusto che sa di vaniglia. Questi sono gli alimenti secchi di base. A questo potete aggiungere altro, ad esempio il cocco rapé, le scaglie di cioccolato, i semi di canapa, dipende dal gusto che gli volete dare. Poi aggiungo i liquidi, 100 g di yogurt greco e 150 ml di latte. Inizio a mescolare e creo questo pappone, questo composto. A questo vado ad aggiungere la frutta. Attenzione, questo è molto importante. Se aggiungete frutta fresca, la quantità di latte dovrebbe essere giusta, perché durante la notte questo poi va a assorbire, e quindi se anche ora vi risulta troppo liquido non vi preoccupate, i semi di chia assorbono i liquidi e crea la giusta consistenza. Invece se come me in questo caso aggiungete la frutta liofilizzata, come io ad esempio i lamponi di coro, dovete aggiungere almeno altri 30 ml di latte, quindi in totale 180 ml, perché anche i frutti disidratati assorbono il liquido e quindi deve essere compensato. Questa quantità di latte è anche pensata in base all'utilizzo delle proteine in polvere, quindi se non le utilizzate state attenti a mettere troppo latte. Mescolo, amalgamo tutto e metto un tappo alla ciotola e metto in frigo. Provate con le vostre dosi e vedete la consistenza il giorno dopo, e poi il giorno dopo ancora riadattatevele. Dipende anche molto dal brand di ingredienti utilizzati, perché magari alcuni hanno un potere più assorbente, altri meno. That's it. La mattina io mi alzo e faccio la cialdina al cioccolato. Potrebbe essere fatta già la sera prima o persino fatta in stile meal prep e tenerla lì in freezer, perché è semplicissima e si conserva benissimo. Faccio sciogliere, qui ce l'ho, in microonde 2 cubetti di cioccolato e verso sulla carta da forno e con un cucchiaino creo il cerchio. È veramente facilissimo. Metto il quadratino di carta da forno con il cioccolato in freezer e nel giro di 5 minuti nemmeno è pronto ed è già croccante. Per quello io lo faccio la mattina mentre mi preparo il tè e basta. E questa è la ricetta base. Ce l'abbiamo, ve l'ho condivisa. Godetevela. io, mia colazione preferita, e sarà la mia colazione dell'estate sicuramente.